Buongiorno a tutti, ringrazio i testati dei giornali e le informazioni che sono intervenuti, anche i concittadini che qui presenziano, e ringrazio i membri della lista per Manfredi, l'istruscente dopo questi 5 anni di tornata amministrativa. Chiamato lista per Manfredi e non di minoranza, perché tutti quelli che sono eletti sono amministratori e hanno pari di dignità. Mi è stato chiesto di presentare oggi il candidato a sindaco, ma prima di presentare il candidato a sindaco mi sembra doveroso dare la parola al capogruppo per Manfredi, Francesco Manfredi, che è la lista che è stata sui banchi dell'opposizione ma in comune come amministrazione in questi 5 anni. Prego. Grazie Giorgio, buongiorno a tutti. Allora, noi come gruppo di opposizione abbiamo deciso di metterci in gioco proprio perché abbiamo voglia di dare ancora al paese e soprattutto abbiamo pensato che l'esperienza acquisita in questi anni, perché tra di noi ci sono ex assessori, ex amministratori con 11, 10, 5 anni di esperienza, e quindi veramente abbiamo fatto esperienza, abbiamo fatto gruppo, e ci sembrava giusto mettere di nuovo a disposizione l'esperienza acquisita per la comunità. Ci sembra giusto riuscire insieme a dare un'alternativa appunto al paese, perché siamo in democrazia, quindi appunto è giusto riuscire in qualche modo a dare la possibilità ai cittadini di scegliere. Siamo cresciuti in 5 anni nel tavolo dell'opposizione, della minoranza, vedendo anche un aspetto diverso del Consiglio Comunale e lavorando appunto nel gruppo di minoranza. Siamo sempre rimasti uniti in questi 5 anni, il gruppo che si era presentato 5 anni fa è compatto e insieme ha appoggiato la scelta di presentarci oggi con un nuovo candidato a sindaco. Adesso viene il momento di presentare il candidato a sindaco, che si presenta con già con un nome che è un programma. Tutti per il comune uniamo Fabria, con la Amiamo Fabria, cioè l'amore per la comunità. È una persona che ha maturato, come lo stesso Francesco, una esperienza amministrativa. Il candidato sindaco l'ha maturato in diversi ambiti, sia nell'ambito della protezione civile, sia anche proprio come amministratore, quando ero io sindaco, al bilancio e alla cultura. Dire di più sarebbe solo parole, perché è giusto che adesso si presenti lui e ci dica il perché si è candidato a sindaco. Luca Cattate. Grazie a Giorgio di averci presentato in questa giornata, in questo sabato mattina. Parto con dire di essere un pochettino emozionato, ecco, perché in questi 5 anni non ho svolto, diciamo, il ruolo di amministratore per scelta, per tanti motivi anche professionali, con il gruppo uscente, con alcuni dei miei colleghi, perché con Francesco, con Gianni abbiamo percorso diversi anni di vita amministrativa a Fabria, ci siamo trovati, ci siamo confrontati in serenità e abbiamo deciso, come diceva Francesco, di proporre un'alternativa. Un'alternativa che credo sia doverosa per il paese, per la nostra comunità. Siamo 5.300 abitanti, quindi siamo il quarto paese dopo i big di Rivarolo, di Castellamonte e di Quarnier, e quindi è giusta l'alternativa, è doverosa l'alternativa.
non per andare a criticare quello che ha fatto o non ha fatto l'amministrazione attuale. Questo non mi interessa, non voglio e non sono io a giudicare l'operato, ma l'alternativa è doverosa anche per un momento di crescita, un momento di confronto, un momento di dialogo tra tutti e tra tutta la comunità. Quindi ecco perché è nato il nuovo simbolo, Uniamo Fabria, l'amore per la comunità, l'amore per il territorio, e lo dimostra il nostro logo con i simboli fondamentali del nostro paese, il campanile, la chiesa, i nostri simboli che sono visibili arrivando da qualsiasi parte del nostro comune, del nostro territorio. Come detto Giorgio, ho avuto l'opportunità e il modo di crescere nei banchi dell'amministrazione comunale. Ho seguito il bilancio, ho seguito molte fasi, molti momenti anche difficili per la nostra comunità. E quindi, come dico, ci mettiamo tutti noi al servizio con una squadra che ha chiaramente uno zoccolo duro, uno zoccolo di ex amministratori, ma con una squadra giovane, nuova, forte, che ha voglia di fare e che vuole mettersi in gioco su tutti i fronti e che è stata scelta e calibrata in ogni singolo tessuto sociale del paese. Perché tutte le categorie devono essere rappresentate, ognuno deve portare la propria voce, ognuno deve essere unito per la crescita del paese. Questa è stata la nostra premessa, è stato il nostro input iniziale che ci ha fatto rimettere in gioco in un momento estremamente difficile. Arriviamo in un momento di grandi chiusure, arriviamo dalla fine di uno stato emergenziale dove comunque le persone hanno cambiato il loro modo di vita. Arriviamo in un momento in cui subito dopo c'è ancora in atto, in essere, un conflitto bellico importante. Nei prossimi mesi sentiremo una crisi molto probabilmente senza precedenti. La comunità, un'amministrazione deve essere pronta e disponibile nei confronti di tutti e deve portare avanti tutti, non deve lasciare indietro nessuno. Lo dico purtroppo anche con difficoltà, non sarà semplice e non è nulla è scontato, però bisogna provare e bisogna cercare di mettersi in gioco in questa sfida e in questo momento estremamente difficile. Stiamo lavorando intensamente sul programma, un programma, e ve lo dico fin d'ora, non vi prometteremo Fabria nuova, perché se lo facciamo non saremmo coerenti né con il momento attuale in cui viviamo né nella condizione economica che stiamo attraversando. Ma dobbiamo assicurare i servizi al cittadino. Il comune, il palazzo deve essere la casa di tutti, la casa, ma con la C maiuscola. Noi avremo un programma molto semplice, molto schietto, fatto a punti, molto comprensibile. Un programma che sarà diviso in due, un programma dei cosiddetti 100 giorni, un programma rapido, snello, veloce, dove daremo delle risposte nell'immediato. Nelle prime settimane vedrete già delle differenze sostanziali, dove non c'è un grande impegno economico, perché tante volte non è una questione economica, ma è una questione di volontà, di determinazione, di impegno. Non basta una persona sola nella comunità, ci deve essere la squadra. Gli amministratori devono scendere tutti in campo, rimboccarsi le maniche, e tante volte non è una questione economica, è una questione di scelte, di uscire nel territorio. Per questo che uno dei punti fondamentali del nostro programma è riaprire immediatamente il comune. Il comune deve essere la casa del cittadino, deve dare dei servizi dal lunedì al sabato compresi. La gente non può arrivare e pensare di ma forse è chiuso, ma forse mi rispondono al telefono. No, il comune e gli uffici devono erogare i servizi.
perché devono dare le risposte. In un momento in cui non sappiamo neanche se domani lavoriamo, non possiamo prenderci mezza giornata di permesso per andare a fare una carta d'identità o consegnare una pratica in comune. Non è possibile. Noi dobbiamo essere al servizio dei cittadini. Per questo il comune è la casa di tutti e il comune deve essere aperto subito, nell'immediato. Gli uffici devono dare le risposte. Qualora eletto, mi avvocherò la competenza, la responsabilità dell'area tecnica manutentiva, dei cantonieri. I cantonieri risponderanno al sottoscritto. Pianificheremo assieme le attività nel territorio, perché anche il buco, il tombino, le piccole cose devono essere risolte nell'immediato. Non possiamo prendere le ditte esterne per fare questi lavori. Noi abbiamo una grandissima fortuna. Abbiamo 3 cantonieri che conoscono il territorio, che sanno come muoversi. Bisogna lavorare tutti assieme, in sintonia, in squadra, per riuscire a dare a risolvere nell'immediato le piccole risposte, perché tra i problemi più gravi e più grossi ci impiegheremo decisamente più tempo. Nel programma dei 100 giorni ci saranno tante altre piccole cose che man mano le scopriremo e le vedremo insieme. Ci sarà poi un programma un pochettino più strutturato, chiaramente di lungo periodo, perché giustamente di progetti un pochettino più importanti che andranno strutturati chiaramente all'inizio e che partiranno e che vorranno andare chiaramente in un più lungo e ampio respiro. Arriviamo dal mondo dell'associazionismo, la maggior parte di noi, io ho vissuto, Francesco e molti altri abbiamo fatto gavetta nel mondo dell'associazione, bisogna ripartire anche con loro, sono il nostro motore e volano di rinascita e di ripresa per il paese, perché rappresentano la comunità, rappresentano l'unione. E questo noi le conosciamo bene, abbiamo vissuto nel mondo del volontariato, sappiamo che cosa vuol dire lavorare con le associazioni e quindi un occhio di riguardo sarà dato anche a loro. Come vi dicevo, io non vi posso promettere la luna, non sono l'uomo dei sorrisi, lo dico sinceramente. Io ognuno ha il proprio carattere, io non sono l'uomo da bar, non sono come dicevo l'uomo dei sorrisi, non è il mio modo di vivere, non è il mio modo di lavorare. Io nel mio ambito che sento di più, che è il mondo della protezione civile, che ho vissuto, ho collaborato e collaboro e sono nato come volontario di protezione civile nel mio comune. Lavoro a fianco con i funzionari della Regione Piemonte quando viene aperta la sala regionale. Con i funzionari di Regione Piemonte ho avuto la fortuna di lavorare in alcune emergenze nazionali, vi faccio l'esempio del terremoto in Emilia-Romagna o nel terremoto ultimo del 2016 dell'Umbria parte delle Marche. Sono stato in quei territori martoriati, dilaniati dalla gente. Con i funzionari, con gli altri volontari, con tutte le componenti del soccorso ho imparato due cose. La prima, che è quella di lavorare in squadra, perché da soli non si fa nulla. Insieme, sedendoci tutti ad un tavolo, ognuno segue una sua componente, una sua missione e la porta avanti. Uniti si fa la forza, da soli ci si perde per strada. Questa è una cosa fondamentale. La seconda cosa è questa: i sorrisi, le pacche sulla spalla quando c'è la disperazione possono servire, ma la gente ha bisogno di risposte. Ha bisogno di tangibili risposte subito, nell'immediato. Per questo io sono sempre dell'idea che bisogna rimboccarsi le maniche e fare, non promettere o fare i sorrisi vanno bene, però dopo che ci siamo sorrisi, ci siamo visti in faccia, bisogna porsi questa domanda: e poi bisogna rimboccarsi le maniche, fare, dare le risposte. Certe volte la telefonata non basta. Io mi ricordo Gianni, mi ricordo i colleghi che abbiamo lavorato con noi. Il cittadino che ci veniva o il lampione o la luce, mi si è rotto il bidone dell'immondizia. Sono delle banalità, però ci siamo sempre attivati in prima persona. Un conto è attivarsi in prima persona, un conto è chiamare il call center. Va bene, puoi chiamare il call center, però i cittadini non hanno votato il call center,
hanno votato degli amministratori e sulle piccole cose bisogna dare delle risposte immediate, con una squadra unita, compatta, che riesca a lavorare bene per il territorio. Grazie a tutti e dico quest'ultima cosa, che doveva essere la prima, dico una all'ultima, ringrazio la mia compagna Elisa che e con la, in particolar modo i miei figli Matteo e Federico che in qualche modo hanno, mi sopporteranno e mi daranno la forza per questi 2 mesi di campagna elettorale. Grazie a tutti.